Cosa hai da fischiare? L'esploso mezzo cervello. Oddio! Saluta il nasino. Ehi gente, questo è il benvenuto sul canale con una nuova puntata di The Last of Us parte seconda. È buio, è nero e non so dove mi trovo. Non mi ricordo cosa ho fatto l'ultima volta, è passato qualche giorno da quando ho aperto l'ultima volta The Last of Us. Ma vediamo dove siamo rimasti, è una curiosità che mi pesa da qualche giorno. Ok, è un déjà vu di Abby, suppongo. È dalla Glock, l'ho riconosciuta. Di quando suo padre è morto, perché questo è palesemente l'allarme che è scattato all'ospedale quando Joel ha rapito, si è ripreso Ellie. Ma non l'avevamo già vista questa scena. Supongo di dover andare nella camera operatoria, nella sala operatoria, e troverò suo paparino morto. No, è tutto infetto, è un sogno allora. Oddio. No, è un sogno. Questo è Leve, l'altra. Ah, è vero, sì, è vero che se le... Ok, ora mi ricordo. Ora mi ricordo come era finita. Ok. Con tanto sexo. Allora, mi ero spaventato per un attimo che Yara e Lev fossero morti. Più che altro mi dispiace per Lev perché è un bambino, porca miseria. Però considerando le persone che ci stanno qua intorno, non mi stupirei se impiccassero un bambino. Che pazzi di serafiti. Ti do la libertà dell'anima. Vaffanculo. Guarda testi psicopatici. Tagliare la gola uno ad uno. E niente. Dite che tornerà dai due, Abby? Perché si preoccupa? Potrebbe succedere. Sì, atto, il giorno 2. Il fatto è che Abby è andata a letto con Owen, nonostante Owen abbia messo incinta Mel. Questo è proprio roba da drama queen, ragazzi. Questa è roba da drama queen. Tipo, chiacchiere d'accampamento per mesi e mesi. Lo senti? Oh, fischi. Gli unici a fischiare sono quei psicopatici. Ah, devo salvare il primo anche se è troppo tardi. Vuol dire che sto andando dai due. Da Yara e da Lev. Cosa sto facendo? Trasport. Ah, ok, devo usare l'asse. Non me l'avesse data, non mi sarei neanche accorto che di poterla prendere. Penso di dover usare l'asse come ponte per passare dall'altra parte. Genius. Genius, boy. Ah, sto cadendo. Ah. Paura, eh. Devo scendere. Anche se prima onestamente esaminerei che cosa c'è qui. Vedo qualcosa scintillare. Una monetina. Sì, abbiamo 10 penny adesso. Oh, mattonella. Dammi mattonella. Dammi. Più che altro adesso mi aspetto un'invasione di serafini. Perché serafini... Oh, non li sentivo. Sono stupidi, fischiano. È praticamente come dire: uè, siamo qui, Frankie. La bambina, penso. Ma non sembrava una bambina, sembrava una ragazza. Penso si riferisca a... Oh, c'è qualcuno qui. A Yara. Vieni qui, suino. Ah, con questo per forza il pugnale mi fa usare solo. È tipo un clicker. Oh, chi, cosa, dove? Oh, no. È bastardo schifoso. Cosa hai da fischiare? L'esploso mezzo cervello. Oddio. Saluta il nasino. Dov'è altro stanno? Dai! Aspetta, sto ricaricando. Oi, come hai fatto a vedermi? Suino. C'è la vista teleferica lì, periferica, teleperiperiperi. Ehi, ma cosa spari d'anticipo? Brutta merda. Non farmi togliere il fucile a canne mozze, eh. Vuole il fucile. Questo mi sta chiedendo il fucile, lo sento. Lui desidera. Ma bastardo! Che cazzo arrivi tu? Mi stanno raggirando, sono furbi. Vieni qua. Eh? Me l'avevi chiesto. Testimoni, me l'avevi chiesto. Non ho più munizioni, se no sai quante te ne sparerei in bocca di pistolona. Cosa? Ma sei sicuro di volerlo fare? Ehi, no, mostra musetto. Bastarda d'una macchina. Allora, qualcuno di voi deve avere la mia freccia nel cervello. Chi di voi? Il fortunato? Eccola qui la mia freccia. Adesso cambiamo la balestra con qualcosa di mitragliatore, madonna mia. È una brutta posizione la mia, ma non disposto a rischiare. Sono sotto di me.
Na 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 na. Hai problemi di udito? Non mi hai sentito cadere? Allora, ho una pistola scarica che te la sto puntando al cervello. Perciò preferisci il menù, menù della casa oggi è strangolamento o tagliagola? Strangolamento. Strangolamento mi sembra. Strangolamento mi sembra più appetibile, effettivamente. Dov'è l'altro? Ne ho visti due. Ah, c'era uno solo. Ma che cazzo? Ne ho sentiti due per qualche motivo. C'era uno solo invece. Madonna, però ho perso un bel po' di vita, Dammi la freccia. No, si è rotta. Oddio mio. Mannaggia la mia mira di merda. Allora, curiamoci perché qualcuno mi ha preso da dietro. È stato molto furbo, Poco piacevole. A me non piace da dietro. No, non mi piace da dietro. Non osare dire il contrario. Saprò meglio di te i miei gusti. Ehi! Non ti permettere. Allora. Mi sa che ce ne saranno altri. Mi sembra troppo facile. Ce ne sia una. Ci fossero solo quattro deficienti. Però porca miseria. C'era Olga e Olgone. Avete visto? C'erano due giganti. Che praticamente funzionano da clicker umani. Ovviamente non credo di poterli strangolare. Ucciderli in maniera furtiva. Devo per forza ucciderli con il pugnale o spararci in faccia di brutto. Avete visto che Olgone, le ho fatto volare il naso, è morta subito. Olgona. Perché uno era un maschio e l'altro, quella a cui ho sparato in faccia, mi pare fosse una lei. È un po' difficile distinguere. Le avete viste in faccia, Non è che abbiano tanti tratti femminili le Olgone, Il carrello mi è sembrato un clicker. Madonna mia, paranoia sto gioco fra... E giù delle canne. Ciò non implica che io me ne sia mai fatto. Non potete dimostrarlo. Ma sì? Chiama un controllo, va. Vai, dimostra che ho fumato. Le canne. Posso potenziare il mio arco. Vorrei veramente 26 pezzi. Cosa mi potenzia con 26 pezzi? Mannaggia te, Tasi. Con 26 pezzi probabilmente mi potenzio. Ah, pensavo di poter spaccare il vetro invece. Cosa posso potenziare con 26 colpi? Le mutande. Mi faccio le mutande ferree. Mi faccio. Spero ci siano ancora. Gli attacco le palle così avrò un parapalle di ferro. Ci faccio con 26 pezzi. Dove devo andare? Lassù? No. Dove devo andare? Credo di dovermi arrampicare. Spero ci siano ancora. Loro erano qui. Io mi ricordo di aver scavalcato. Ah, allora qua. Ok. No, sono già usciti. Infatti due serafiti morti sono già usciti. Ottimo. Merda. Munizioni di pistola. Ragazzo, ci siete ancora? Oh. Secondo me sono scappati, anche perché dubito che rimarrebbero con una porta aperta in questo modo. Dai! Ma sei stupido! Ti abbiamo detto! Cioè, madonna mia, ha rischiato di uccidermi. Ha gridato, ragazzo, ci sei ancora? No, non dirmi che le hanno ammazzato la sorella! Scusa. Come sta? No! Non dirmi che l'hanno ammazzata. Ah no, è ammalato, ok. Vabbè, vuol dire che è reversibile, ha solo bisogno di medicina. Più che altro il braccio, come l'hanno spaccato, causa un'emorragia interna gravissima. Considerate che le schegge d'osso avranno reciso tanti vasi sanguigni. Questa è una cosa che va considerata. Andiamo. Che vuoi fare? Voglio provare a salvarla. Povero. Puh, tosta. Se li portiamo al campo. Ah, no, all'acquario diretto. Owen. Io di Troia non osare neanche solo dire. Hai fatto lo stesso, hai fatto. Di non salvarla. Dov'è Owen? Secondo me. No, mi sa che c'è anche Mel qua adesso. Ah no, c'è solo lui, ok. Sono Iene. Mi servono tutte le medicine che hai. Oh, altri passi? Ah, il cane, ok. Mettilo giù, mettilo giù. Calmati, può bastare. Che cazzo? Alice. Oh sì, c'è Mel. Potevo capirlo dal fatto che Alice... Leva, passa l'arco. È ok. Abby, chi sono questi? Amici. Migliori di te. L'hanno salvata. Puoi darle un'occhiata. Buona, Alice. Lei è Yara. Cos'è stato? Un martello. Io non c'entro.
Sdraiala. Magari su un lettino, non lì nel mezzo del nulla. Lo senti? Oh no, non dirmi che lo dovranno amputare. Yeah. No. Pensavo di lavarlo e di ricomporre. L'osso è frantumato. Sindrome compartimentale. Cosa vuol dire? Infatti, spiega agli idioti come me. Vuol dire che va amputato. Oh no! È un soldato, ha bisogno del braccio. Se lo lasciamo andrà in cancrena. No. Fammi passare il dolore. Ti prego. Cosa ti serve? Idealmente. Oddio. Sega, punti, morsetti, antibiotici. Ma ora la teoria conta poco. Abbiamo coltelli e fuoco. Puoi cauterizzare. Morirebbe di infezione. Fa un elenco. Vado all'ospedale. Impiegheresti 2 giorni. Non mi interessa. Non lo dico per te, Abby. Non può resistere 2 giorni. E se ti aiutassi a raggiungerlo in 2 ore? L'ospedale dei lupi, giusto? Sul lato ovest. Come? È un lupo dopo lì. Abbiamo dei ponti. Oh. Li usiamo per... Una iena dopo poter tutto. Per evitare le inondazioni. E voi lupi. Può resistere 2 ore? Direi di sì. Probabile, sì. Fai l'elenco. Ehi, dici sul serio. Quei ponti sono pieni di iene. Sì, ma girano solo. Meglio, ci divertiamo di più. Sentito, piccoli gruppi. Non è uno scherzo. Devo dire. Io voglio di ammazzare! Dammi solo delle munizioni, va. Ti protegga. Che lei ti protegga. Madonna mia, preferirei venerare un pacchetto di patatine piuttosto che lei. 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 È proprio una roba da lavaggio del cervello. Tipo, ehi. Venera Stalin, fratello. Mi hai... Tavarish. Mi hai preso le chiavi? Certo. Scusami. Posso parlarti? Dimmi. Perché fai questo? Ti ho appena detto, le ha salvato la vita, deve ricambiarlo. Lei è appena arrivata. Okay. Madonna. Non credo che sappia della notte scorsa. Non mi importa di quello. Ma a me sì. Oh, sei innamorato proprio adesso, piccolo bimbo. Pezzo di merda, madonna mia. Ti taglio la testa. A me sì. Mica, ti arriva uno schiaffo. Bestia schifosa. Ma dovevi mettere incinta se te ti importa. Veramente, oh. Quando sento persone del genere, mi avrebbe voglia di sparargli una fucilata in pubblico. Davanti a tutti. Sai quello che fai. Animale. Dovevi pensare prima di farcire la papera. Che a me importa. Ormai è troppo tardi. Ho capito io. Mette incinta una e poi ci ripensa. Voglio l'altra. Ma guarda te, oh. Scarafaggio. Sì. Fortuna che c'era Mel. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Mel. E lui come si chiama? L'uomo. Testa di cazzo. Owen. Mel. Owen. No, testa di cazzo ti ho detto che si chiama. No, no, Owen. Come arriviamo a quei palazzi altissimi? Il ponte è lì. Non lo so, sei tu la guida, non mica io. Sei tu che ti sei offerto come guida, ragazzo. Da lì in poi so dove andare. Ok, quindi fino a lì non sei la strada. Superare le rapide. Sì. Un paio d'ore. Non sto un po'. Bravo, ragazzo. Ho come l'impressione che... Che altro? Yara è messa malissimo. Ho come l'impressione che... Palazzo dove stiamo andando. Ok. Non ce la farà. Spero di sì, ma ho l'impressione che non ce la farà. Dovrà operare con quello che riesce a trovare da ora. Ho l'impressione che quello che succederà è morirà. Non sarebbe male. Se recuperiamo le scorte, sì, ha buone possibilità. Più che altro se lo operano in maniera improvvisata, come dice lei, e magari noi portiamo gli antibiotici, potrebbe avere una speranza, anche però... i nostri cani giocano a carte, sai? Ho 13 anni, non 8.
Dall'altezza avrei detto 13 anni. Madonna mia. Adesso all'età di 12 anni, madonna mia, ci sono delle ragazzine che potrebbero sembrare mia madre. Altro che no! No! Dai! Dai! Ah! Che cazzo devo fare, scusami? Ah, tu vedi che tu lo sei più intelligente di me, ragazzo. Saresti un bravo scout. Adesso, donde vamonos, mon amigo? Mon amigo è un po' di mon ami e amigo spagnolo, quindi ho sbagliato due parole che non c'entrano niente l'una con l'altra. Mi amigo. Dovete scusarmi, non è che parlo regolarmente né francese né spagnolo. Sì, si troveremo molte iene. Sera finito. Non lo so. Zitto, bambino. Ora sei il mio schiavo, non te lo dimenticare. Sto salvando tua sorella, sto salvando. Ma loro ti stavano dando la caccia. Tutti ci danno la caccia. Perché? Ecco, ti dispiacerebbe illustrarmi il motivo? Non lo so, illuminarvi sulla faccenda. Perché vi vogliono morti a voi due? Cioè, sembrava la stessero interrogando a Yara. Spezzale le ali, poi le ha detto. E le ha spezzato un'ala. Ma perché? Oh. Una cosa tristissima, veramente. Immaginate di perdere un braccio Cioè, già nella vita moderna fa cagare, ma immaginatevi in un posto così dove serve più di ogni altra cosa un braccio. Impossibile. Io opterei il rischio. Me ne frega un cazzo, lascialo andare in cancrena. Meglio morire così piuttosto che altro. Già senza una zampa. Letterina! Chiunque legga questo messaggio non mi importa. Chi non mi importa se Lupo sarà finito o stracazzo vorrà farsi chiamare, mi salvi per favore, farò qualsiasi cosa. Sfregiarmi la faccia, sparare a qualche stronzo della Fedra, a cui non importa un cazzo di me. Non posso morire qui, non voglio morire qui. Per favore, mi troveranno, mi faranno a pezzi. Chi c'è là dietro? Qualcuno là dietro, quindi. Oh, posso arrivare, sì. Attento ai vetri. Chi è morto qua dentro? Eccolo qua. Beh, ha fatto l'atto estremo alla fine. Non posso morire qui, non voglio morire qui. Alla fine si è sparato in bocca. Tanto onore in quello che hai fatto, ragazzo. Complimenti. Dammi qua le munizioni, figliolo. Ah no, sono pezzi di ricambio. Sembrava una pistola, sembrava. Non voglio morire. Pam, si spara in bocca. Complimenti, veramente. Sono proprio orgoglioso di te. La sei giocata proprio bene. Beh, voglio dire, aveva due colpi di pistola ancora. Ne avessi avuti zero, l'avrei ancora capito. Ma anche lì, hai i pugni, hai le mani, picchia. Infetti, rischia, combatti fino alla fine. Invece, cazzo. No cazzo cosa? Invece di fare la femminuccia e spararti, ma che cazzo? Vergognati. Che c'è? Cosa? Che c'è? Ci stiamo avvicinando al palazzo. Meno male. Era anche ora. Dovrei farlo oppure faccio la fine di... No, aspetta. Ah, ok, non devo andare di qua. Secondo me se cado di là faccio una brutta fine. Bonk! Datemi la roba. Datemi le munizioni. Siete scappati esattamente. Due giorni fa. E per andare giù. Non lo so. Solo bambino. Lontano. Una lettera bella lunga. Perché ti stanno inseguendo? Lo sai? No, non lo so. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E l'ho infranta. Stai scherzando? E perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk, eh? Punk? Nel senso che... Vaffanculo sta lettera, chi se ne frega? Oh. E in effetti... Stai scherzando? Lo volevano uccidere perché si è rasato la testa? Ma che siamo nel medioevo? Ma neanche! Io pensavo avesse ucciso qualcuno per autodifesa, un pezzo grosso, qualcosa del genere. Lo vogliono uccidere perché si è rasato la testa? Ma che roba è? Ma che cazzo di religione è che non ti permette di rasarti la testa appena la morte? Ma stai scherzando? Io sono allibito. La mia teoria è che magari avessero per sbaglio ucciso un serafita importante per autodifesa o qualcosa del genere. Non che si fosse rasato la testa. Sul serio.
Il mondo è proprio cambiato, ragazzi. Dammi qua. Cosa? Sembrava, non so, un deposito di munizioni, ma alla fine è vuoto. Una bella griglia. Ho proprio voglia di grigliate. Io ho sempre voglia di grigliate. Io sono un carnivoro come voi. Mi piacciono molto le verdure. Adoro i fagioli, ma... niente batterà mai un pezzo di carne. Niente. Un po' di pancetta affumicata. Niente. Mettetela come volete. Sono carnivoro. Mi piace cagare i listoni di cemento. Allora, come si esce da qui? Scusami. Coso, bimbo, sei tu la guida. Ah, di qua. No, c'è l'erba, quindi no, non credo. Devo saltare giù? Forse devo saltare laggiù. Chissà di sì. Spacca! Oh, cosa? Cosa? Ah, oh, io. Amico mio, boh! Ah, zitto, oh, ce ne sono di più. Ah, zitto. Oh, no. Bonk! 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 Via! Via! Ah, non mi toccare, bestia! Vieni qua! Bonk! Ah, bastardo il tuo acido! Brucia! Ma piccola merdina! Ah! No, che cazzo fai? No, dovevi spaccare la finestra! Oddio, un altro! Poi, ma porca miseria, stupido acidognolo di merda. Dammi qua il musetto. Ancora vivo? No, sta per esplodere. Fatto. Era l'ultimo? Bastardo, mi ha anticipato. Se l'è giocata proprio bene. Cioè, avevo fatto la roba fighissima, li avevo beccati tutti in testa. Poi è arrivato il secondo clicker. Tutto ok. E mi ha sminchiato tutto. Ho sparato 9 colpi beccandolo una volta al braccio. Che mira di merda. Meglio non dirglielo. Decisamente troppi. No, non mi curo, no. Alla fine sto bene. Decisamente troppi. Fidati di me, non lo vuoi sapere. Cosa mi offri? Cosa c'è in tavola? Niente, neanche un colpo. Dai, dammi 2 colpi da pistola, fratello. 2 colpi da pistola, dai, amico mio. Dammi carettasso. Ne compro solo la scena, qualcosa. Dammi 2 colpi da pistola. Niente. Mannaggia. Dammi 2 colpi di pistola, fratello, te prego. E giuro che te le do domani, sparandotele in bocca, ma dammi 2 colpi di pistola. Dai, dammi qualcosa, dammi dei materiali segreti, sexy, valorosi. Esplosivo, è grande. Vedete cosa vuol dire esplosivo? Vuol dire proiettili sexy. Dammi dei proiettili sexy, Abby. Fammi dei proiettiloni sexy. Ho rotto la mazza. Mannaggia a te. Più che altro stavo picchiando quella bestia schifosa. Bene, non c'è nient'altro. Sì, ma mi pare che una mazza da baseball duri 4 utilizzi. Ma è? Almeno 4 uccisioni. E già lì storcerei comunque il naso. Ma voglio dire, 4 colpi, bonk, bonk, bonk e si è rotta. Ha! Parkour! Too good for you, boy. Oh, lì c'è qualcuno sbranato. Chi è che ha ucciso quel buon uomo? Una lettera? No, è uno suicidio. Cioè, ha lasciato la lettera, ottimo. No, allora la lettera la consegnerai tu. Cazzo me ne frega. Impari a suicidarti, idiota. Io non aiuto i codardi. Non mi interessa. Maledizione. Uno dei tuoi? Chi è? Erne è disposto ad accettare. Farina, sigarette, sale, bam, 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 bam. Tieni gli occhi aperti. Qualche munizione extra ci farebbe comodo. Tu conosci ogni iena. Smettila di chiamarci iene. Ma è quello che siete. Certo. Bestie. Siete delle bestie. Ma ti vogliono decapitare perché ti sei tagliato i capelli. Che cosa sei? Che cosa potresti mai essere? Sei una bestia. Un lurido. Animale. Schifoso. Questo sei. Ma sei anche un bravo ragazzino. Tra le varie cose. Ma sei una bestia prima di tutto. Mirino telescopico. Ma va Van Ghul. Danni, stabilità, mirino telescopico, capacità. Perché dovrei fare la capacità? Io voglio fuoco a raffica. 3 colpi. Che cagata. Stabilità, dammi qua. Cambia sto calcio del fucile, mettimi qualcosa di molto più figo. Veramente, io odio nelle armi da fuoco. Mi fanno proprio cagare quei calci che praticamente infili il dito dentro
e tieni, ecco, una roba così mi fa comunque cagare. Non deve stare sul a parte che esteticamente fa cagare, ma è pure scomoda da morire. O hai la manona come me, ma anche lì, non lo so. Non mi sono mai trovato bene con questo genere di armi. Mai. Direi di cambiare questo con la balestra, visto che per la balestra almeno abbiamo una freccia. Pillole quante ne ho, Frank? Un cazzo. Volevo drogarmi, ma sarà per il prossimo weekend. Salta! Su, ce la puoi fare, pesci. Oh oh, qui ho l'impressione che ci siano tanti, tanti, tanti maledetti. Tanti maledetti che vogliono mordicchiarci le chiappette. Sì, da questo palazzo. Ma non senti, stai zitto, non senti i rumori, bambino. È stupido? Vuoi farci beccare? Vuoi farci mangiare? No, aspetta, lì c'era qualcosa allora. Non pensavo dovessi salire già adesso. A sinistra c'era qualcosa da esplorare. E tu non mi impedirai di farlo. Visto? Sento qualcosa. 19 pillole, meno male che sono venuto. Sento qualcosa. Cosa che sento? Sembra uno studio dentistico. Devo scendere? Ah, ma c'era un'altra strada? Apparentemente sì. Carino come concetto. Devo arrivarci in un altro modo. Beh, solo avessi un'arma corpo a corpo. Ui, bambino! Maledetto! Mi ha spaventato a morte, ragazzi. Ok, è inutile. Vabbè, 19 pillole. Ottimo. Ottimissimo. Ah, no, aspetta, 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 aspetta. A me ne servivano 20 per migliorare la stabilità con le armi da fuoco. Dammi qua, dammi qua, dammi qua, dammi qua. Ta 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 ta. Regolamento, incremento, abilità mira. Fa comunque cagare. Ma meno di prima. Oh sì, meglio di prima. Si nota, si nota. Pensavo fosse meno visibile il cambiamento. Invece è bello visibile. Poi è una questione mentale mia, non lo so. Il fatto che so che ho migliorato la stabilità e quindi mi sento un po' meglio personalmente. Io. Quando in realtà non è cambiato un cazzo. C'è niente. Non c'è niente! Dammi delle risorse, bambino! Se no paga con la tua vita. Dove devo andare? Devo aprire sta porta? Sì. Che bello ufficio. Sembra il mio. Salta! Oddio cosa? Che hai visto? Che hai visto? Sempre a dire oddio. Che c'è? Cosa ti lamenti? Ah, soffre di vertigini. Ora si spiega tutto. Soffriva. Ha detto soffriva. È morto suo cugino. Probabilmente cadendo da un'alta altitudine. Si è spezzato il collo. Cadendo giù. No, è rimasto cerebroleso invece. Quanto dobbiamo salire? È diventato un infetto cerebroleso. Andrà tutto bene. Tantissimo, vero? Sì. Mi ricordo che c'era un gioco Stay Alive in quale ci si arrampicava sui grattacieli. Era veramente sbruffone. Una roba perché soffriva di altigini. Di altigini, ho detto di altigini, di vertigini volevo dire. Invece l'italiano fa proprio ridere. Non lo sbatti di leggere oggi, scusatemi. Voglio sparare a qualcuno. Questo gioco non me lo sta offrendo questa possibilità. Arrivo, bimbo. Perché non ne sapevo niente? I lupi non guardano su. Come sarebbe? Voglio dire, voi avete armi e soldati, ma noi troveremo sempre un modo per aggirarvi. E puoi anche smettere di dire noi, visto che vogliono ucciderti. Vero, ma infatti. Ancora così tanta fedeltà, nonostante tu sappia che abbiano... che vogliono ucciderti perché ti sei rasato i capelli. Cosa pensi di fare? Nasconderti finché non ti ricresceranno? Cosa vuoi fare? Allora, anzitutto impara, abituati al fatto che tua sorella... non... hanno sparato... È Lily! Hanno sparato il bambino! Chi è Lily? Questa bestia. Ah, non ho armi a lungo raggio. Ok, vedo quello. E un altro testa di cazzo là in fondo. Dovevi sparire per... Eh? Non ti ho sentito, non hai finito la frase prima di essere colpito sul muso, come ti meriti, bestia. Ma guarda questo.
Guarda Olga che si sta avvicinando piano piano. Beh, lì vedo qualcuno, ma... cioè, lo sei? Bastardo! Che mira ha sto tipo? Ehi! È sicuro? No, perché? Perché incendiario? Ma stai scherzando? Cambia sta roba. Volevo fargli esplodere la faccia, non dargli fuoco. Dammi quel macete, figliolo. Sai cosa? Potenziamo sto macete, va? Ehi, zitto, bambino. Ehi, no, fammi fare. Signorina, non è un'ottima idea quella. Chi è che mi sta vedendo? No! Contrattazione, figliolo, contrattazione. Se tu abbassi l'arma, vi ammazzo in fretta tutte e due. Carobi, l'hai voluto tu. Così impari a sparare, bestia. Oh, quanto ci mette a decupaggiare sta roba? Madonna mia. Ottimo, contrattazione conclusa. C'è qualcun altro? Sì. No. Guarda questi bastardi, ti hanno appena sparato e tu ancora. Noi, non credo che ti vogliano. Questi fratelli non ti vogliono. Ti aiuto, ce la faccio. Va bene, non ti arrabbiare. Voglio dire, ho capito. C'è le tue cose. Sì. La posta. Vuoi chiedermi perché? Certo, se hai voglia di rispondermi magari. Lui ha voglia di risponderti il perché. Ok. Come ok? Voleva raccontartelo palesemente e tu gli dici... Madonna mia, tutto sto bambino misterioso. Ma che stai cercando di sedurmi, bimbo? Tutto sto mistero... Ah sì, è vero, cosa? Oddio, nell'occhio sinistro l'ho preso. Ma perché mi date sempre meno munizioni? Prima almeno avevate la decenza di darmi due colpi per nemico. Adesso uno. Cioè mi restituisci il colpo che ho usato per ucciderlo, insomma. Sei merda, sei. Dammi qua tutto. Pillole. Voglio drogarmi. Dammi le pillole. Bottiglia. Mannaggia te. E questa roba. E fai soprattutto questa roba. Ah, ho YouTube bomba che non ho ancora usato effettivamente. C'è niente qui. Frank, fai strada, non hai detto che sei tu il tizio del quartiere? Voglio dire, fai strada. Ho visto qualcosa? Ah no, ok. Fai strada. Madonna mia, come se la sono reinterpretata. È diventata divina. Però è vero, probabilmente lei era una che diffondeva le sue stronzate. Serafiti, ok, devo ammettere. Guardate, una statuetta e tutto. È piuttosto fico. E se quell'idiota di Isaac? Fico. Tipo... fico, bro. Notevole. Tanta roba. Frecce. Il fatto che, cosa stavo dicendo? Dammi qua, dammi tutto. Che probabilmente lei diffondeva questa specie di fede nei tempi di, diciamo, dolore in cui... Ehi, che c'è, ragazzo? No, mi sono perso. No, racconta, dai, prega. Perché? Fammi... No! Suino! Un mistero. Dicevo, probabilmente lei era una figura, diciamo, una specie di messia che parlava di pace mentre tutti gli altri pensavano alla violenza. E quell'idiota di Isaac l'ha ucciso, ma facendo così non sempre si pone fino a un problema, come in questo caso, che in realtà uccidendola lei è diventata una martire, da quel che ho capito. Quindi è diventato un esempio da seguire per tutti i serafiti che adesso, diciamo, la vedono come una divinità. Ottima idea, Isaac. Sei un leader